Ciao carissimi, oggi andiamo a preparare insieme una ricetta della tradizione natalizia italiana. Si preparano in diverse regioni, quali la Campania, la Calabria, la Sicilia e questa nostra versione è quella napoletana, i mostaccioli napoletani. Un video in collaborazione con la nostra carissima amica del canale Ache Mitica, Valentina. Andate a vedere anche la sua versione di mostaccioli, vi lascio il link qui nell'info box. A che buona ricetta! Le ricette sono molteplici, ogni famiglia ha una piccola variante. Iniziamo mettendo tutte le farine: 500 g di farina 00, 50 g di cacao amaro in polvere ed andiamo ad aggiungere 150 g di farina di mandorle. Io prendo questa nella quale è macinata anche la buccia, potete prendere anche l'altra. Vado ad aggiungere un pizzico di sale, vado a mettere un mezzo cucchiaino di cannella in polvere, vado ad aggiungere la mia polvere di mandarino, un cucchiaino. Se voi non avete la polvere di mandarino o di arancio, andate a mettere la scorza grattugiata di un arancio grande, però la buccia deve essere biologica, mi raccomando. Vado ad aggiungere un cucchiaino di ammoniaca per dolci, in mancanza di questa anche un cucchiaino raso di lievito per dolci. Aggiungiamo due cucchiaini di pisto per dolci, questo è già pronto, potete anche farlo voi. Qui c'è cannella, noce moscata, chiodi di garofano e coriandolo. Non c'è scritto coriandoli. Vi lascio nell'info box la quantità di spezie per andarlo a preparare in casa. C'è un profumo pazzesco e questo non può essere sostituito, eh? Allora, uno e due cucchiaini. Aggiungiamo lo zucchero semolato, 280 grammi. Mescoliamo ben benino le farine e poi andiamo ad aggiungere 100 ml di acqua e poi il succo all'arancia. Allora, il succo di arancia prendiamo nei 100-120 grammi e lo andiamo ad aggiungere man mano che la planetaria lavora, perché deve essere un panetto liscio e omogeneo. E quindi è capace, ne serviranno 80 ml come 120. Ce lo andiamo a gestire man manino. Quindi andiamo ad aggiungere 100 ml di acqua. Ecco qua. Andiamo a far lavorare la planetaria e pian pianino andiamo ad aggiungere il succo di arancio. Vado ad aggiungere il succo d'arancio, poco alla volta. Ok, a questo punto andiamo a mettere sul piano di lavoro e compattiamo il nostro impasto. Io ho messo 120 ml di succo di arancia e 100 di acqua. Dipende anche dall'umidità della farina, ok? Però vi regolate, vedete, questo è un impasto bello liscio, asciutto, ma non troppo, insomma, come deve essere quello dei mostaccioli. Adesso andiamo a compattare tutti gli ingredienti e andiamo a mettere con la carta trasparente a riposare per 30-40 minuti. Questa è una ricettina veramente super buona, buona, buona. Come avete visto, io sul piano di lavoro non ho aggiunto farina perché non è necessario. Se avete messo un po' troppa acqua o un po' troppo succo di arancia, andatecene ad aggiungere poco poco alla volta. Ecco qua, guardate che meraviglia. Ok, bella bella. Sono passati 40 minuti, andiamo a prendere il nostro impasto. Guardate che meraviglia che è. Andiamo a tagliarlo in quattro parti, così ci facilita per stenderlo. Guardate un po', bello bello veramente. E andiamo a fare, se riusciamo, un rettangolo.
Io ho il mattarello con lo spessore e vado a prendere questo a mezzo centimetro. Questo mattarello già me l'avevate chiesto un po' di tempo fa, vado a mettere un po' di farina e io l'ho preso su Amazon, vi lascio qui sotto il link se volete andarlo a vedere. Allora, e stendiamo il nostro impasto, mettiamo un pochino di farina sul piano di lavoro, ecco qua, e via con il tango. Se vogliamo pure andare più giù, non ci riusciamo. Finiamo da quest'altra parte e poi andiamo a fare così. Allora, ci sono le formine per i mostaccioli, quindi andiamo a stendere l'impasto. E una volta steso l'impasto, mia zia prendeva, non aveva le formine. All'inizio andava a mano, devo dire la verità, però quando ci insegnava a noi ci faceva fare il disegno del mostacciolo su un pezzo di carta e noi andavamo a ritagliare. Ecco qua. E in questa maniera potete farvi anche voi i mostaccioli belli, 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 belli a casa senza avere la formina, se no ve la comprate. Andiamo a fare tutti i nostri mostaccioli e poi andiamo a mettere in forno. Ecco qua, 180 gradi, mettiamo sulla carta forno per 12, massimo 14 minuti, controllate perché dipende molto dai forni, non devono essere troppo dorati, è difficile vederlo con il cioccolato, ma non devono essere scuri. Eccoli qua, usciti dal forno i nostri mostaccioli. Guardate, questa è la cottura perfetta. Sono ancora un po' morbidini sopra e sono belli croccantini sotto. Adesso andiamo a farli freddare ben benino e poi andiamo a sciogliere 600-700 grammi di cioccolato fondente e li andiamo a ricoprire. Sciogliamo a bagnomaria 600-700 grammi di cioccolato fondente. Adesso piano piano inizia a sciogliere e allora, quando lo mescolate, ci siamo quasi, andatelo a schiacciare un pochino sul fondo della pentola, così. E quando è tutto bello sciolto, appena sciolto, lo trasferiamo sul piano di lavoro. Sul piano di lavoro ho già trasferito metà dei miei mostaccioli su una griglia e poi ho messo della carta forno. Andrò a mettere il cioccolato fuso e poi andrò a fare questo lavoro a sbattere un po'. Questo mi eviterà di fare delle bollicine sopra la superficie. Io mi aiuto con un piccolo mestolo, voi potete fare con quello che vi pare, con mestolo, con cucchiaio, basta che siano tutti ben coperti. Eccoli qua, fa un freddo oggi che non vi dico. Allora, fatto questo, ragazzi miei, c'è un profumo che è la fine del mondo, facciamo questo per far uscire le bollicine. Una volta che abbiamo fatto sto lavoro, vedete com'è bella lucida la superficie? Li lasciamo freddare. Eccoli qua, i nostri meravigliosi mostaccioli, sì, caldi, caldi, asciugati. Il cioccolato qui sotto lo andiamo a staccare e a recuperare, ovviamente, ci andiamo a fare altro. Ecco qua il risultato finale dei nostri mostaccioli, ricetta napoletana. Allora, se riuscite a farli arrivare a così tanto tempo, durano anche un mese. Sono dei perfetti regali anche per Natale. Li mettete in una bella confezione, ci mettete sotto un po' di carta forno stropicciata, un bel nastro e il gioco è fatto. Sono i regali che io preferisco, quelli fatti con il cuore e che poi ci mangiamo e non occupano spazio. Andiamo a vedere l'interno del nostro mostacciolo. Eccolo qua. Guardate che meraviglia ed è buonissimo, profumatissimo. Fateli perché veramente andranno a ruba. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un like, un commento se vi fa piacere. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video. Ci trovate anche su Instagram, sempre con il nome A Casa di Apicio. Buon appetito, qui il piatto è pulitissimo, ciao!